Questo sono felice quando mi ha chiamato Gian Piero, che come tutti sapete abbiamo un rapporto che va al di là professionale, per me lui è un fratello e quindi siamo molto legati. Giovedì c'è questo evento, non ho esitato e partecipo molto volentieri a queste situazioni. Ma guarda, il discorso di Gasperini vale per me, vale per chi è stato al Genova. Io mi ricordo quando sono arrivato la prima volta al Genova, la persona che era legata a Riccardo Sogliano, con cui io ho iniziato a lavorare, che era Pippo Spagnolo, mi dice: il Genova è qualcosa di diverso, ci starai male per il Genova, è una cosa che ti entra dentro e non ti esce più. Questo vale per me e vale anche per Gasperini. L'entusiasmo è normale che è dettata soprattutto dai risultati, questo è fuori discussione. Io ho visto anche a Cagliari, dove c'era grande contestazione nei confronti del presidente, la vittoria ha un pochettino, diciamo, ridimensionato tutto e sono ritornati gli applausi e l'entusiasmo. Quindi io dico che il pubblico di Genova è un pubblico straordinario. L'importante è non prenderlo mai in giro, cioè dire le cose con chiarezza. Quest'anno magari non lo so quali sono gli obiettivi del Genova, se però lotti per la salvezza devi dirglielo chiaro, senza illudere nessuno, se no loro si arrabbiano. Uso questo termine educato, ma sarebbe di dire qualcosa di diverso.